Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi una rubrica che ho lasciato in stand-by per qualche settimana perché avevo bisogno e voglia di parlarvi di altro, ma che ormai è diventata una tra le mie preferite sul canale e quindi non vedevo veramente l'ora di riprendere, anche perché l'argomento con cui la riprendiamo oggi è veramente di fuoco, perché come avrete letto dal titolo qui sotto, oggi parleremo di borse che sono il mio argomento preferito e ho scoperto, visto che non ne ero perfettamente consapevole, ma negli ultimi tempi me l'avete fatto capire attraverso tantissimi modi, tra messaggi, domande nei Q&A su Instagram e insomma commenti qua e là, che è anche il vostro argomento preferito, o comunque uno dei vostri argomenti preferiti, e quindi io sono ben contenta oggi di parlarne insieme a voi. Come avrete letto al titolo qui sotto, oggi andremo a riprendere la rubrica del 7 cose che non possono mancare nel tuo armadio, nella tua stanza, nella tua casa. Finora abbiamo fatto 3 episodi, quindi 7 cose che non possono mancare nel tuo armadio in ambito abbigliamento, 7 tipologie di gioielli che non puoi non avere e 7 accessori che non puoi non avere nel tuo armadio. Mi sembra che siano stati questi 3 gli episodi, quindi questo dovrebbe essere il quarto. E come avrete letto, oggi parleremo appunto di tipologie di borse. Ci tengo a porre molto l'attenzione sulla parola tipologia, perché chiaramente sarebbe sciocco da parte mia consigliarvi una borsa specifica, anche perché le borse, insomma, come sapete, vanno da prezzi bassi a prezzi anche molto molto alti. Quindi io non mi andrò a dire dovete comprare questa borsa, non potete non avere questa borsa di una determinata marca o con un determinato prezzo. Io quello di cui parlerò oggi sono le tipologie di borse, quindi badate bene la parola, tipologia. Intendo il tipo di struttura, secondo me, il rapporto tra la comodità e la sua grandezza, l'occasione in cui poterla utilizzare. Insomma, io parlerò di tipologie, non badate alla marca o alla borsa in sé, badate alla struttura e a, diciamo, il modo in cui io le utilizzo e perché le ritengo queste 7 tipologie di borse fondamentali nella bag collection di chiunque sia appassionato, insomma, del genere, altrimenti io ne basta una che utilizzate sempre. Fatto questo disclaimer, direi di iniziare. L'idea è di andare dalla più piccola alla più grande, quindi questo è, diciamo, l'ordine unico che avremo, giusto per comodità. La prima tipologia di borsa, che secondo me non può mancare nella vostra collezione di borse, è la tipologia a pochette, quindi una borsa minuscola in cui praticamente entra soltanto qualcosina inerente ai soldi, quindi qualche carta, monetine e chiaramente banconote, e magari un lucidalabbra e forse, se state molto attente, le chiavi, altrimenti soltanto il telefono. E sto parlando di questa tipologia qui. Vi ripeto, non badate alla marca, badate semplicemente alla struttura della borsa. Ora questa vi faccio vedere che ha anche una catenina, perché esistono due tipologie di pochette, quelle tenute a mano così, che però io trovo insopportabili personalmente, sono molto molto belle, quindi se vi piace il genere puntate anche su quelle, ma per me devono avere necessariamente una catenina, anche perché io banalmente tenendola in mano, se poi avete anche il telefono, insomma, rischiate di stare un po' scomodi. Quindi secondo me è sempre meglio prenderle con una catenina, che infatti questa borsa ha, che chiaramente all'occorrenza si può anche levare, insomma questa si può, vedete, è agganciata e all'occorrenza uno la può utilizzare anche semplicemente come vi ho fatto vedere prima, quindi a mano. Io la preferisco sempre con una catenina perché secondo me è la comodità assoluta. Come questa è un salvavita per, diciamo, le feste o le occasioni un po' più eleganti, che mi rendo conto che parlare in questo periodo storico di feste sia un po' un'utopia, però torneremo a festeggiare qualcosa e quindi secondo me per allora avere una borsina molto molto piccola è comoda, soprattutto in quelle situazioni in cui sapete che non vi serviranno grandi cose, vi basta proprio il telefono, qualche soldo perché insomma non si sa mai i documenti. E basta, siete sereni. Secondo me questa tipologia è scomoda, chiaramente se dovete metterci più delle cose che vi ho appena elencato, altrimenti è di una comodità assoluta. Pensare ad andare a ballare con questa borsettina, veramente da tracolla e non la sentite praticamente, non vi dà fastidio in alcun modo, io la trovo veramente veramente comodissima. L'ideale poi è ancora di più se, come in questo caso, ha all'interno già un portafoglio preimpostato. La seconda tipologia che mi sento di consigliarvi è questa, quindi andiamo su un qualcosa di un po' più grande, ma comunque diciamo relativamente piccolo e ovviamente sempre 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 con la tracolla. Io vi consiglio di avere sia una parte di borsa un po' più con la tracolla e altre un po' più a mano, perché per quella che è la mia esperienza e il mio gusto, diciamo, le borse a mano o a, diciamo, braccio sono sempre le più eleganti, anche quelle a spalla. Le borse a tracolla tendono un po' sempre ad avere un lato un po' più sportivo oppure più mille mille virgolette infantile, nel senso che quando mi metto le borse a tracolla mi sento sempre un po' più piccola o sempre appunto in una vena un po' sportiva, mentre chiaramente le borse a spalla, a mano, a braccio fanno sempre un po' più signora. Quindi queste rimangono sempre un po' più sportive, ma ovviamente servono anche queste. Questa qui ha la tracolla, come potete vedere, questa è una delle borse che probabilmente ho utilizzato di più in assoluto tra tutte quelle che ho. In primis perché ovviamente è nera. Queste tipologie di borse molto piccole, fatevele di colori neutri,
tendenzialmente neri o comunque molto molto scuri, di colori non troppo accesi, in modo tale che le potete utilizzare in continuazione, non importa come siete vestiti, vanno bene su tutto, anche perché essendo borse piccole che già utilizzate in poche occasioni, se poi pure in quelle poche occasioni dovete pensare a come vestirvi, addio, non affittate più. Quindi queste borse piccole, che però già in questa comunque c'entra abbastanza roba, vi consiglio appunto di farle di colori monocolori più che altro. Questa qui è veramente molto capiente, sembra piccolina tra le mie mani, ma vi assicuro che non lo è per niente, c'entra sicuramente portafoglio, anche un altro portafoglietto se vi serve, io per esempio ho le carte staccate diciamo dal portafoglio, oppure se vi serve appunto occhiali da sole, telefono, chiavi, insomma qua c'entra veramente di tutto, insomma non è una borsa grande ma è abbastanza capiente, una borsa così sempre a tracolla è comodissima. Terza tipologia che non può mancare nella vostra bag collection, secondo me è una borsa un po' più strutturata, magari di un colore un po' particolare, nel mio caso vi presento questa. Quello che vi consiglio, se siete appassionati di borse ma comunque non ci volete investire più di tanto, e giustamente sottolineerei, vi consiglio di avere una sola borsa ma molto pensata di un colore particolare. Come vi dico sempre, secondo me i colori particolari sono fondamentali, perché è vero che sono difficili da abbinare, ma il giorno che l'abbinate bene, e alla fine voglio dire basta vestirsi tutti di nero o comunque di un altro monocolore che ci si abbina bene, fate una figura che non vi dico, perché comunque una borsa nera, per quanto bella, è una borsa nera. Una borsa del genere vi veste completamente. Questa qui è tra le mie preferite, anche perché è molto molto grande. Questa qui è di furla, perché non so, no, c'è scritto, però magari potevate non notarlo. Questa si porta soltanto a spalla, ma una spalla molto molto comoda, quindi non rischiate che di stare scomodi, ecco, né in estate né in inverno, perché alcune con i cappotti invece sono scomodi. Questa è una favola. È abbastanza grande, quindi c'entra praticamente tutto quello che entrava nella Gucci che vi ho appena mostrato, forse anche qualcosina in più, e la cosa che mi piace di più è che è strutturata. Io quello che vi consiglio di più, però questa è una mia fissa, è di investire su borse che siano strutturate, perché secondo me sono più belle quando per esempio le appoggiate. So che è un discorso molto frivolo e sciocco, però noi ci facciamo caso, tutti noi ci facciamo caso, soprattutto vi piace l'argomento. Questa borsa, se la appoggiate su un tavolo, rimane esattamente così, sia che sia vuota sia che sia piena, perché ha una struttura talmente rigida da rimanere invariata, e secondo me questo è un dettaglio bellissimo nelle borse, che le fa sembrare ancora più luxury di quanto siano. Anche se la borsa costa 10 euro, l'avete presa non lo so in riva al mare, non conta, più è strutturata la borsa più sembrerà più grande di quello che è, mentre le borse che tendono a flosciarsi, anche se sono molto molto costose, appariranno un po' così, sono come un po' come le Stella McCartney, che secondo me sono molto belle indossate, ma appena le appoggiate, figli miei, un orrore. Questa tipologia, questa qui è un po' strana, perché non la classificherei esattamente come una borsa, anche se di fatto lo è, o comunque molto diversa da quelle che vi ho mostrato, perché questa costa, mi sa, 5 euro su Amazon, quindi non c'è la marca, perché appunto è marca Amazon, insomma non so chi l'abbia rivenduta a mia madre durante Natale. Questa è una delle borse che io adoro di più, ovviamente lo vedete, è una busta in tela, cioè di quelle che sono praticamente piccole così. Perché ve la sto consigliando? Perché io ormai non posso vivere senza, cioè io penso che nel mio sogno ideale è di vivere in una casa dove ho un'intera parete solo di buste di tela così, di tutte le colorazioni, cioè impazzirei. Perché mi piacciono? Innanzitutto perché sono comode, in secondo luogo perché le potete appunto piegare e diventano veramente delle palline piccoline che infilate in qualunque altra borsa, e all'occorrenza diventano una borsa per la spesa, diventano una borsa per il computer, ci potete mettere di tutto e di più. Io le trovo stracomode e secondo me non possono veramente mancare nella collezione di nessuno, perché prima o poi una borsa in tela vi farà comodo, vi sarà utile, vi salverà la vita in qualche situazione. A me personalmente l'hanno salvata sempre. Quello che vi consiglio è di comprarle nere, perché le buste in tela tendenzialmente sono giallognole, bianche, si sporcano ovviamente alla velocità della luce. Invece nera, questa probabilmente sarà zozzissima, ma non si vede, ed è quello che noi interessa. Poi ovviamente ogni tanto la laveremo, però ecco, almeno le eventuali strisciate e quant'altro non si notano, e secondo me è veramente un salvavita. Quinta borsa che non può mancare nella vostra collezione è questa qui. Questa dovete andare a correre adesso, perché l'ho vista disponibile ancora adesso in store. Sto parlando di una borsa di Zara, non in questa colorazione ma comunque in colorazioni affini, questa qui. Questa ve l'ho già mostrata anche in un video sulle mie borse low cost preferite, io questa continuerò a parlarvene finché campo, perché è stato uno dei migliori acquisti del 2020, proprio senza ombra di dubbio, low cost per lo più. La qualità è eccellente, tra l'altro questa è anche impermeabile, quindi notate bene, una borsa impermeabile nella vostra collezione è fondamentale. Questa poi tra l'altro si può portare a braccio, a spalla, a mano, e poi all'interno, ora ve la
credo sia dentro. No, non c'è dentro propriamente. Mia mamma, visto che l'ho presa da lei l'ultima volta, l'avrà messo da qualche parte, perso dentro casa. C'era anche insieme alla borsa una, diciamo, cordicella un po' più lunga di questa per portarla a tragolla. Quindi in realtà c'era, questa si può portare veramente in tutti i modi. E secondo me è stracomoda perché appunto è molto molto grande, di una struttura a metà tra il morbido, quindi che scende quando lo appoggiate, e comunque l'ha abbastanza strutturato. Si adatta alle vostre esigenze. Cioè, un giorno a Milano l'anno scorso mi c'è entrato veramente di tutto. Mi ricordo la sciarpa e l'ombrello, solo per citarvi alcune delle cose che avevo dentro. Quindi è veramente veramente stracomoda, bella grande. Secondo me ci sono anche un sacco di colorazioni particolari, perché comunque questa è una colorazione un po' stranina, e io vi consiglio veramente di andare a dare un'occhiata, perché questa si è rivelata veramente una borsa molto comoda e talmente semplice anche nella sua estetica, che è abbinabile sia se siete vestiti un po' più sportivi che un po' più elegantini. Insomma, si presta moltissimo in base a come siete guindati per il resto, insomma. Quindi questo è stato un ottimo acquisto, e il fatto che sia impermeabile ancora di più. Sesta tipologia di borsa che secondo me non può mancare nella vostra collezione è un bauletto. Non intendo, vi ripeto, questo tipo specifico di bauletto, intendo un bauletto in generale, insomma, proprio come struttura di borsa. Nonostante alcuni la considerino molto anziana, molto vecchia come tipologia, a me continua a piacere sempre tantissimo. La trovo un evergreen, un po' come le perle che mi vedete indossare quest'oggi. Io lo so che sono da anziana, però a me piacciono, cioè io le trovo comunque una cosa elegante, ecco, che non ha fine. Certo, ci sono cose un po' più moderne, altrettanto belle, sì, ma queste hanno il fascino dell'eternità, che mi piacciono sempre, un po' come appunto i bauletti. Questo qui è stata una, anche questa, delle borse che ho più utilizzato, perché è di una comodità indescrivibile. Quali sono le, diciamo, i punti di forza del bauletto? Secondo me principalmente due. In primis il fatto che mantiene una struttura rigida, perché tante persone mi dicono: Marti, ma non ti si è afflosciato, diciamo, nel tempo? No, rimane comunque abbastanza rigido, soprattutto perché ha una tipologia di borsa che vi invita a riempirla, e quindi ovviamente al massimo della capienza o quasi rimane comunque bella strutturata, bella ferma su se stessa. In secondo luogo, secondo me la cosa migliore è il fatto che ci potete mettere veramente tipo un bambino. Cioè, qui dentro io ora l'esempio del bambino nel massimo, ma se io volessi rapire un cane per strada, qui c'entrerebbe. Ora non vi dico un labrador, però secondo me un bel bulldog francese non troppo ciotto, un barboncino, c'entra. Quindi è una borsa molto molto, non perché io non so perché abbia questo desiderio di rapire cani, ma è una borsa che rimane comunque molto molto grande secondo me, e per questo comoda. Io vi dico sempre che una delle tipologie in generale di borse mie preferite sono quelle in cui ci ficcate dentro tutto quello che vi capita a tiro e non state nemmeno a guardare. Tipo, avete presente la situazione in cui in cassa avete un miliardo di cose che avete comprato, il portafogli, il telefono che vi suona, insomma, avete presente quelle situazioni in cui state per sclerare? Ok, una borsa così vi salva la vita, perché io faccio così, mentre mi accosto alla cassa, faccio così, raschio tutto quello che c'è sul piano, lo butto in borsa e poi a casa, diciamo, capisco che cosa ho comprato, se ho ripreso la carta, se ho ripreso il portafoglio, eccetera. Uguale, questa secondo me è una cosa comodissima, e questa tipologia di borsa vi permette di farlo più di chiunque altra, perché è strutturata ma non troppo, e all'interno non ha tasche, non ha fronzoli né niente, quindi buttate tutto dentro e prima o poi comunque lo ritrovate. Quindi secondo me è una tipologia immancabile, per quanto vi ripeto un po' antichella, io la trovo comunque senza tempo e personalmente mi ci trovo benissimo. Questo può essere portato sia a mano, che proprio esprime il massimo della vostra personalità, ma anche a braccio, a me piace molto, anche lì è un po' da anziana, ma a me piace. Settima e ultima tipologia di borsa che mi sento di consigliarvi è sicuramente le borse mega. A me le borse grandissime piacciono, e questa è una delle più grandi che ho, se non la più grande, insieme alla shopper. Proprio voglio presentare questa perché ha una struttura un po' meno scontata, insomma, di questa, anche se anche questa, segnatevela, questa qui è la postina di zainellato, probabilmente alcuni la conosceranno, alcuni no, e secondo me ha uno dei migliori design degli ultimi tempi. Vi ripeto, vi parlo di design a livello proprio di struttura, non necessariamente, vi ripeto, di questa marca e bla bla bla. Allora, in primis perché questa borsa può essere portata in tutti i modi, a mano, a braccio e con la tracollina, quindi a spalla, e vi dirò se la allargate anche a tracolla, quindi proprio in tutti i modi possibili. E la cosa bella è che appunto è una borsa molto grande, vi faccio vedere il sotto quanto è largo, non so se lo vedete, e comunque sappiate che si estende anche, che ha più tasche e che veramente all'interno è veramente veramente molto grande. Non so come mostrarvela perché non entra bene nell'inquadratura, ma sappiate che è veramente veramente
grande, diciamo è un po' la tipologia di borsa tra mille virgolette valigia, quindi una di quelle borse che secondo me sono comodissime per quando viaggiate. Io per esempio questa l'avevo presa, purtroppo poi è successo quello che è successo a marzo scorso, pensate, tipo 2 giorni prima che chiudessero tutto, quindi pensate la fortuna. L'avevo pensata come tipologia di borsa top per quando andavo a Milano, perché come sapete l'ultimo, cioè l'anno scorso sono andata tipo una volta a settimana a Milano, avevo sempre un sacco di cose tra il computer, l'iPad, il telefono, agende, ombrelli che pioveva sempre, insomma un miliardo di cose, e necessitavo di una borsa molto grande, e questa è stata sicuramente un'ottima soluzione. Peccato che poi insomma non sapevo ovviamente quello che sarebbe successo, e quindi l'ho sfruttata poco per quel tipo di esigenza, ma oggi a Roma ogni volta che ho un incontro col computer o con l'iPad me la porto sempre dietro, perché appunto è molto molto grande, mi permette di avere tutto all'interno, quindi è un po' una borsa valigia, quindi di quelle che utilizzate nelle giornate in cui proprio siete carichi, ma non di robette vostre, quindi tanti che ne so impicci, proprio di cose un po' più sostanziose, non so se vi portate per esempio il pranzo al lavoro o a scuola, non so, l'università dove andate. Secondo me è veramente veramente comoda, vi consiglio sempre di tenere a mente di avere una borsa mega maxi che utilizzate solo per specifiche occasioni, ma che secondo me è fondamentale per avere comunque una collezione, se vogliamo dire completa. Bene, io penso di avervi fatto vedere tutte e 7 le tipologie di borse, spero di avervi spiegato anche le mie ragioni dietro. Come vi dico sempre, questi sono semplicemente consigli, quindi se vi sentite affini a quello che vi ho detto mi fa super piacere, magari vi ho dato uno spunto, un consiglio o a una cosa a cui non avevate pensato. Altrimenti spero che sia stato un video di intrattenimento leggero e tranquillo che vi abbia un po' rilassato o tenuto compagnia. Fatemi sapere quali sono le vostre, non diciamo 7 che sono sempre tante, io sono una persona logorroica, facciamo 3 tipologie di borse che secondo me proprio non possono mancare nella vostra collezione. Magari ditemi se le avete riscontrate in questo video, oppure se ne avete pensate delle altre a cui magari io non ho pensato, che non mi sono venute in mente o che mi mancano, perché sono sempre alla ricerca di cose che mi mancano come sapete, e suggeritemele qui sotto nei commenti e anche agli altri utenti. Io vi mando un grande bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!